Solo sulle fonti TV il fatto di Marcotti con gli scenari politici e economici nel breve medio termine, nel breve medio periodo, che sono quelli che soprattutto nel contesto che stiamo vivendo ancora, dove il Covid la fa da padrone, interessano maggiormente. Dobbiamo però cominciare a concentrarci anche sul lungo periodo, perché dobbiamo, almeno così si spera, cominciare a mettere in conto che a breve l'emergenza Covid-19 sarà superata e quindi automaticamente tutta la nostra vita tornerà a essere quella di prima, però con quali penalità, con quali numeri, soprattutto economici, dovremo fare i conti. E già in queste giornate, in queste ore, dopo il fine settimana di festa della Pasqua, qualche conto in più lo abbiamo a nostra disposizione. Ed è da qui che partiremo per questa puntata del Fatto di Marcotti. Naturalmente devo salutare lui, il protagonista, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Buongiorno Giancarlo, ben trovato. Buongiorno Manuela, un saluto a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. I dati a cui mi riferivo, poi dopo naturalmente apriremo tante altre parentesi, però li voglio leggere subito con te, sono i seguenti: sono 5,6 milioni gli italiani in povertà assoluta costretti al digiuno. Naturalmente digiuno messo tra virgolette a seconda dei casi, nelle feste di Pasqua parliamo di 1 milione in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con il record negativo dall'inizio del secolo. Questa è la frase che vorrei sottolineare, perché ricordiamoci che anche la Pasqua dello scorso anno è stata caratterizzata dal Covid, oltretutto eravamo proprio in lockdown totale, lo ricorderete, prima delle riaperture che sono avvenute gradualmente, insomma, primo periodo del Covid-19. Quest'anno record negativo dall'inizio del secolo. Questa è un'analisi che è stata messa sul tavolo dalla Coldiretti e che è stata divulgata in occasione del Venerdì Santo. Si tratta della punta dell'iceberg delle difficoltà in cui si trova il paese, costretto a chiudere per 3 giorni a Pasqua a causa dell'avanzare della pandemia. Non sono solo questi 3 giorni, chiaramente, ma tutto un anno di restrizioni. Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi e aiuti pubblici. Questo lo capiamo da soli, e non hanno risparmi accantonati. Come pure molti lavoratori a tempo determinato con attività saltuarie che sono state fermate dalle limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid. I 3 giorni di Pasqua blindata in zona rossa costano 1,7 miliardi solo ai 360.000 ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi costretti alla chiusura in tutta Italia, proprio in uno dei fine settimana più importanti dell'anno da un punto di vista economico, senza pensare al capitolo turismo. Allora, Giancarlo, potrei andare avanti per tutta la mezz'ora, però ovviamente devo dare la parola a te a raccontare quello che cominciamo davvero forse a percepire realmente. Non che ieri non lo capissimo, però mano a mano che il periodo va e va avanti, ci rendiamo conto di cosa significa questo Covid sul fronte economico. Insomma, ti ritrovi in questa analisi numerica della Coldiretti? Purtroppo sì, purtroppo mi ritrovo nel senso che tutti noi potevamo prevedere una cosa del genere. Quello che hai letto, Manuela, è sembrato proprio un bollettino di guerra, cioè, 1 milione di poveri in più, e con appunto con il fatto che nel frattempo è stato ampliato enormemente il reddito di cittadinanza, eccetera, ma insomma. Sono molte di più le persone che entrano in povertà che non quelle che ne escono dalla povertà, perché ricordo che quando appunto era stato approvato il reddito di cittadinanza, adesso con una espressione un po' pomposa, era stato detto da Di Maio, dal Movimento 5 Stelle, che appunto era stata vinta la povertà. Qua non solo non è stata vinta, ma rischiamo di perdere sotto tutti i fronti, su tutti i fronti. Ed in Certo. effetti, se devo essere sincero, in questi giorni, chiamiamoli di festa, anche perché così siamo abituati a chiamarli di festa, ma insomma non è che sia stata una gran festa. Comunque, normalmente si ascoltano parenti, amici al telefono per scambiarsi gli auguri, così insomma.
E quindi si ha l'occasione anche di venire in contatto con, appunto, con persone diverse, cioè persone, che ne so, favorevoli al vaccino, contrarie al vaccino, persone che hanno una buona situazione finanziaria, persone che invece si trovano un po' in difficoltà, insomma, un po' con tutti. E devo dire che un po' per tutti, cioè non c'era nessuno, diciamo, che era non dico felice, ma insomma che non fosse depresso, ecco. E questo è un aspetto che va valutato, cioè anche questi italiani cominciano a essere un po' sconfortati da una situazione che continua a rimandare la ripartenza, continua a rimandare la ripartenza. Questo. Assolutamente, pensa che da un sondaggio che è stato fatto più a livello politico in cui è emerso che in una settimana Draghi e il suo governo hanno perso effettivamente punti nel consenso, c'è proprio questa motivazione, cioè che la gente, in particolar modo giovani e casalinghe, è stato determinato e definito questo, ha detto di non farcela più, cioè proprio quindi questo rispecchia un po' quello che stai dicendo tu, cioè è la motivazione per cui si ha già la fiducia nella politica, sappiamo molto bene che è sempre un po' risicata, ma insomma, motivo per cui aumenta ancora di più l'insoddisfazione nei confronti della politica. Poi sappiamo bene, qui bisogna dirlo per onestà, che insomma la politica non può risolvere da un giorno con l'altro i problemi legati a una pandemia globale e mondiale, però chiaramente dopo un anno e passa le risposte dovrebbero essere, almeno così, nella testa nostra, un po' più definitive, ecco. Certo, guarda, io cito una cosa personale, no? Come sai perfettamente, l'abbiamo detto più volte, che sono nato, insomma, sono di origini di Codogno, no? Per cui dove è nata la pandemia in Italia. Per cui io mi ricordo perfettamente, appunto, quando Codogno e tutta la zona, diciamo, dell'Odigiano è entrata in zona rossa, era all'inizio di marzo. Telefonando così ai miei fratelli, dico: vabbè, insomma, passatevi questi giorni qua così rintanati in casa e poi ci vediamo a Pasqua. Pensando che appunto dopo una quindicina di giorni fosse risolto tutto. E ora non abbiamo detto Pasqua di quale anno, ecco, adesso per volerla così buttare anche un po' a ridere, però. L'anno scorso pensavamo che a Pasqua dell'anno scorso sarebbe già finito tutto. È passato un anno e abbiamo passato una nuova Pasqua nelle stesse condizioni in cui abbiamo passato la Pasqua dell'anno scorso e adesso salta fuori, leggevo stamattina, la nuova variante giapponese, insomma, una serie di notizie che No, non no, no, portano guarda, all'ottimismo. assolutamente, ma poi comunque bisognerebbe, insomma, lo dico sempre facendo un mea culpa perché appartengo alla categoria dei giornalisti, ma insomma, dimostrazione è che io stamattina non l'ho data come notizia per quanto io la guardi, la legga e la monitori, ma bisognerebbe poi anche dare le notizie quando sono confermate e quando sono supportate anche da qualcosa di scientifico in questo caso, no, Giancarlo? Perché altrimenti ogni giorno salta fuori qualcosa e visto che noi stiamo parlando anche di come vengono assimilate le notizie oltre che recepite, so, non aiuta, come dire, tutta la catena che dovrebbe portare alla rinascita del nostro paese. Ecco, penso che sia così. Peraltro, noi abbiamo parlato proprio di povertà assoluta. Noi ricordiamo che, e sono numeri allarmanti, la povertà assoluta indica, o estrema, si chiama anche così. Vuol dire che le persone non possono far fronte alle necessità di tutti i giorni, cibo, quindi bevande, vivande, abbigliamento, non parliamo delle abitazioni, insomma, abbiamo visto anche immagini, Giancarlo, in questi giorni di persone ferme alla Caritas, fuori dalla Caritas per prendere proprio da mangiare. Eh sì, purtroppo si è arrivati anche a questo, cioè anziché progredire noi siamo tornati indietro. Ovviamente i dati della Coldiretti sono inequivocabili, insomma, Sì. quindi non si discutono, quelli sono dati diciamo, che fanno rabbrividire, però sono anche dati che, visto come è andato l'anno, potevano essere ampiamente prevedibili. Adesso io non.
Non volevo fare proprio il menagramo, però già tempo fa avevo detto che ci sarebbero stati dei problemi. Io li aspettavo per il 31 di marzo, quando scadeva il divieto di licenziamento. Adesso è stato prorogato, aspettiamo il 30 di aprile, ma purtroppo quando verrà tolto il divieto di licenziamento la situazione peggiorerà ulteriormente. Se non accade qualche cosa che cambi la situazione, non può che peggiorare. Purtroppo, ecco, io vorrei dare motivi di ottimismo, però in questo momento non riesco a trovarne, purtroppo. No, no, assolutamente. Peraltro abbiamo visto apparire un ulteriore titolo per questa nostra puntata, cioè è quello che abbiamo detto fin dall'inizio, Covid e impatto sulla psiche, quando faremo i conti? Conti non solo, che vabbè, solo tra virgolette, con i nostri atteggiamenti che evidentemente cambiano, saremo tutti più tristi, eccetera, ma conti proprio nel senso economico della questione, perché per più motivi, adesso io ne butto sul tavolo un po', poi Giancarlo completerai tu sicuramente in modo più puntuale quello che sto dicendo. Intanto perché se si è depressi, tristi, insomma, non per forza di cose, quando parlo di depressione parlo di vera e propria patologia, perché quello aprirebbe anche altri ragionamenti. Si fanno meno cose, si esce meno, si ha meno voglia di spendere, giustamente, si ha meno voglia di andare in vacanza, di uscire a cena, quindi di conseguenza è la nostra economia dove va a finire. Ma poi, quando diventano anche patologie acclarate e conclamate, vanno a riversarsi sul costo sanitario del nostro paese, quindi con tutte le conseguenze economiche del caso. Ora, io ho detto due cose proprio, insomma, più lampanti, Giancarlo, non so se tu vuoi aggiungere altro. Quindi dovremmo Io cominciare a fare i conti anche con questo, non è che è qualcosa che possiamo bypassare, no? Lo stato d'animo delle persone. ne aggiungerei un'altra che secondo me è importantissima, cioè qua forse siamo arrivati all'idea che mentre prima gli assembramenti erano una bella cosa, uniamoci, festeggiamo. Adesso diventa una cosa della quale avere paura. Quindi il vedere nell'altro un possibile untore, qualunque sia, cioè, si vedono delle scene che magari perché uno ha la mascherina abbassata, un altro va subito a dirglielo, alza la mascherina. Cioè è una cosa che incide. Cioè, io penso che l'uomo sia un animale sociale, se gli togliamo questa socialità, attenzione, non sappiamo che fine fa l'umanità. Quindi, per me l'aspetto più rilevante e più pericoloso è proprio questo, cioè il pensare che gli altri siano persone che consciamente o inconsciamente, volontariamente o involontariamente mi possano procurare un danno. Anziché essere un aiuto per me, sono un pericolo. Questa è una cosa Sì, che può sconvolgere le società. abbastanza agghiacciante. L'allarme degli psichiatri è questo: nei prossimi mesi ci aspettiamo 800.000 nuovi casi, 800.000 nuovi casi di depressione tra chi si è contagiato, ma non solo. Quindi, a parte chi ha vissuto l'esperienza del Covid, ma come hai detto tu, Giancarlo, anche chi ovviamente respira, no? Tutta questa paura, il fatto che non ci si avvicini ad altre persone. Ci sono persone che non escono proprio di casa, attenzione. Insomma, anche qui non si ha contezza di quante persone effettivamente abbiano modificato totalmente le loro abitudini. Tutti le abbiamo modificate, però un conto è modificarle perché dobbiamo rispettare le regole e quindi di conseguenza non possiamo andare nei luoghi affollati, a parte che sono tutti chiusi, ma insomma noi stessi mettiamo in atto il buon senso, no? Un conto è non fare più delle cose perché realmente abbiamo paura di farle e questo vuol dire che non le faremo neanche più per un bel po'. Precisamente, penso che ognuno di noi, tra le proprie conoscenze, ha appunto persone, come hai detto tu, che si sono autorinchiuse in casa. Ed erano persone che prima invece avevano una vita sociale normale Eh sì. e che invece adesso, terrorizzate appunto da questa pandemia, si sono autorinchiuse. Quindi,
Appunto, questi casi possono diventare addirittura patologici, no? E quindi è un problema, insomma, che va ad aggiungersi e che va, adesso tornando a parlare di economia, come già accennavi tu, questi comportamenti rallenteranno la ripresa economica, che chiaramente prima o dopo ci sarà, perché ci mancherebbe altro, non è che possiamo andare avanti a vita così, però anziché aspettarci un boom alla ripresa, dire perfetto, abbiamo fatto un brutto sogno, adesso ci siamo svegliati e via, andiamo tutti, e invece sarà una ripresa molto lenta, proprio perché appunto mancherà l'entusiasmo dell'essere usciti da una situazione paradossale, insomma. Quindi anche Assolutamente, questo. assolutamente. Sì. Intanto, proprio per tornare sull'economia, che è cosa che hai già fatto tu, oggi abbiamo visto la disoccupazione italiana in aumento. Tra i dati e le specifiche dei numeri che sono stati pubblicati, c'è anche quello che vede l'aumento degli inattivi. E qui si collega direttamente, no, a anche tematiche più psicologiche, perché sono tutti quegli italiani, quelle persone che non cercano neanche più lavoro e spesso l'apatia, la tristezza porta a chiudersi in se stessi e a non cercare più nemmeno nuovi stimoli, di conseguenza neanche il lavoro, insomma, e quindi il tasso di disoccupazione che aumenta. Invece sto guardando che in Europa, giusto per info generale, il tasso di disoccupazione si è mantenuto stabile all'8,3%. Ma vedete segnato in rosso perché gli analisti avevano previsto un leggero miglioramento dell'8,1, però diciamo che a livello europeo ancora teniamo e l'altro dato che riguarda l'Europa è il Sentix, l'indice Sentix della fiducia degli investitori, quindi investitori che vedono in qualche modo come dire, un futuro un po' più roseo, visto che parliamo del 13,1 rispetto al 5 del mese precedente e 7,5 del consensus. Vabbè, a parte questi dati, però insomma, la situazione anche appunto sul fronte del lavoro è preoccupante, no? Lo dicevi anche tu, quando poi si potrà licenziare, quando torneremo a quella che è la vita normale, anche da quel punto di vista, i numeri probabilmente aumenteranno. Eh sì, perché obiettivamente l'occupazione dipendeva da delle attese economiche, cioè voglio dire, io che ne so, apro una gelateria e che ne so, impiego due persone perché mi aspetto o due o tre o quattro, insomma un certo numero di persone perché mi aspetto un certo giro d'affari. Se questo giro d'affari non solo adesso, ma anche in futuro non ci sarà, è chiaro che non potrò dare lavoro alle persone al quale pensavo di Certo. poter dar lavoro. Quindi queste cose saranno ovvie e naturali, capiteranno. E il dato che hai citato tu è solo un primo campanello d'allarme, ripeto. Cioè, questo fatto di questo aumento anche degli inattivi è classico. Gli inattivi, hai ragione a dire che sono anche persone demotivate psicologicamente, ma sono anche persone demotivate perché andare a cercare lavoro in questo momento, cioè, si ricevono soltanto dei no. Quindi c'è anche questo aspetto qua, no? Che deriva non solo tu sei, diciamo, come hai detto tu, depresso, ma sfiduciato, non so, usiamo dei termini meno duri che non la depressione, ma come, non solo tu sei sfiduciato, ma è una sfiducia della ragione, mi verrebbe da dire, nel senso che se vai a bussare a 100 porte e 100 porte ti dicono: ma figurati se assumiamo qualcuno in questo periodo qua, è chiaro che non ti viene voglia di andare a bussare alla 101ª porta, proprio Sì. perché Certo, insomma, la situazione è critica. assolutamente sì. Detto questo, mi riaggancio ancora alla notizia di cui ho parlato prima dei sondaggi rispetto al gradimento del governo, indipendentemente dal fatto che si chiami Mario Draghi o che si chiamasse Giuseppe Conte. Appunto, adesso le persone guardano, tutti noi guardiamo a ciò che il governo mette in campo, aspettiamo i nuovi
monitoraggi, nuovi rilievi rispetto ai contagi e quindi di conseguenza alle misure che verranno prese, però è chiaro che la sfiducia sta anche nel fatto che è da mesi che sentiamo le classiche frasi, Giancarlo, tipo facciamo sacrifici adesso per salvare il Natale e a Natale invece tutto chiuso, facciamo i sacrifici adesso per salvare poi il nuovo anno, appunto Natale, e invece abbiamo iniziato il 2021 allo stesso modo, stessa cosa è successa adesso a Pasqua, ci siamo sentiti ancora dire, forse, scusa, posso dirlo, forse sarebbe meglio non dirlo neanche più, cioè perché poi nessuno ha la bacchetta magica, ci mancherebbe, però magari evitiamo, eppure è stato detto ancora, facciamo sacrifici adesso per salvare l'estate. Bene, l'estate probabilmente sarà un po' più salva rispetto a questi mesi, però magari cerchiamo anche di misurare le Sì, se non altro per parole. scaramanzia, se non altro visto che insomma averlo No, detto mi non sembra ha un po' portato fortuna. un accanimento lessicale questo, non so, l'ho inventato adesso come espressione, No, però. hai ragione, cioè visto che non ha portato fortuna, evitiamolo di dire. Allora, per quanto riguarda l'estate, siamo tutti un po' fiduciosi, ma al solito per questioni proprio così che riguardano i virus che nelle stagioni calde perdono non so come dire, di virulenza, insomma, sono virus un po' più acciaccati nelle stagioni calde, insomma, si riposano anche loro, sudano anche loro i virus d'estate. Quindi sappiamo che l'estate è comunque appunto una stagione da quel punto di vista, insomma, dovremmo. Però rimane quello che abbiamo detto prima, cioè anche se la nostra estate sarà senz'altro migliore rispetto a questa primavera, almeno questo inizio di primavera. Il problema per noi è proprio la ripartenza e questo governo qua aveva dato inizialmente un po' di fiducia non solo per il nome di Mario Draghi, che è chiaramente la persona più conosciuta a livello mondiale, la persona italiana naturalmente, Certo. l'italiano più conosciuto a livello mondiale, quindi poteva anche per questo motivo qua, insomma, riscuotere un maggior successo, ma appunto perché tanti partiti, quasi tutti i partiti, si erano resi disponibili appunto ad appoggiare questo governo. Purtroppo, io lo dico con rammarico, non è che mi augurassi che le cose andassero male, però purtroppo io questo cambio di passo nei confronti del governo Conte non l'ho ancora visto. E questo è un altro elemento di sfiducia che va ad assommarsi a quelli che abbiamo detto Ok, precedentemente. certo. Intanto c'è Nicola che scrive: riaprire subito, fare come la Svezia, più vaccini si fanno e più varianti ci sono. Allora, intanto vabbè, sulle varianti aspettiamo conferma, poi comunque anche lì Giancarlo si dice sì, il vaccino è efficace lo stesso, no, non è efficace, si capisce niente. Quindi torniamo al discorso di prima di misurare le parole, no? Basta con queste notizie buttate lì che aggravano solo la situazione. Riaprire subito, anche qui però, bel punto di domanda, Giancarlo, qui si parla di riaperture graduali, un po' come è avvenuto l'anno scorso, ricordi, no? Certo, sì, allora sai che io sono per riaprire il più possibile proprio per cercare così di salvare il salvabile, insomma, di non andare verso Sì. un periodo veramente estremamente negativo per tutti, perché poi dopo alla fine non si salva nessuno, eh. Adesso sappiamo che questa cosa ha creato anche all'interno della società, diciamo una divisione tra persone che hanno un lavoro più tutelato e quelle che hanno un lavoro meno tutelato. Anche questo è un aspetto rilevante che va sempre tenuto in considerazione. Si parla di guerra tra poveri, sarà una guerra tra poveri, ma è obiettivo, è una cosa obiettiva riscontrare che ci sono delle persone che in tutto questo anno non hanno perso un centesimo delle loro retribuzioni, anzi forse hanno guadagnato qualcosa, e ci sono delle persone che invece hanno perso tutto. Quindi questo crea
ulteriore divisione all'interno della società. Sono tutti aspetti che vanno tenuti presente, per cui le riaperture andrebbero a cercare, insomma, di dare un po' di ossigeno all'economia e di evitare proprio queste spaccature che secondo me sono pericolose proprio a livello sociale. Ecco, io oggi ho basato molto, diciamo, il mio intervento sull'aspetto sociale più che l'aspetto economico, ma perché effettivamente inizialmente può essere un problema economico, ma poi diventa un problema Sì, ma sono sociale. interconnessi i due ambiti, cioè nel senso che il problema sociale porta poi a perdite economiche, di conseguenza perdite economiche porta a problemi sociali, insomma, Esatto. chiaramente non possiamo cioè non facciamo l'errore che forse abbiamo fatto inizialmente anche a causa dell'emergenza che ci ha investito improvvisamente, cioè di pensare solo all'aspetto sanitario e non a quello economico. Lì, ripeto, è stato ovvio farlo, però adesso non continuiamo a dividere gli ambiti perché altrimenti non ne usciamo più. Cioè magari risolviamo tra virgolette una cosa e poi però ci troviamo nella stessa barca affrontando altre situazioni. È tutto un insieme. Non è che se parliamo di sociale non parliamo di economia. Questo bisogna precisarlo, altrimenti boh, sbagliamo, credo, però magari No, no, spero. certo. No, no, hai ragione, le due cose Va sono bene. interconnesse, certamente. Giancarlo, bene, cioè bene si fa per dire, insomma, speriamo che davvero dopo questa Pasqua possiamo cominciare a parlare di rinascita. Staremo a vedere quello che succederà sui vaccini. In questi giorni c'è stato un po' di rallentamento a causa delle feste, ma insomma, continuano a dirci che si accelererà. Quello è il nodo principale. E io ti ringrazio, ricordo che questa puntata, come tutte le altre, è disponibile sul nostro sito lefonti.tv e anche sulla nostra pagina di YouTube Le Fonti TV. E poi Giancarlo è sempre con voi con i suoi video su Finanza in Chiaro. Sì, Manuela, nel salutarti vorrei anche dire anche a tutti gli ascoltatori, se oggi sono stato un po' pessimista, ripeto, è il pessimismo della ragione. Io tendo sempre a dare indicazioni, insomma, in senso positivo, non in senso negativo. Questa Pasqua l'abbiamo passata tutti un po' così e quindi non è stata una Pasqua certamente da ricordare. Magari dalla settimana prossima torneremo ad essere un po' più Ma positivi. guarda, in realtà il pessimismo della ragione è una bellissima espressione che vuole essere costruttiva, no? Cioè ci si basa sui fatti per dire ok, ci sono tante cose ancora da fare, però questo non vuol dire che non si possano fare, mettiamola così, se dobbiamo proprio spiegare questa espressione. Ecco, quindi speriamo di essere più ottimisti perché i fatti ci daranno l'opportunità di esserlo. Certo, Va bene. grazie, grazie Manuela, un saluto a te naturalmente e anche a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie a Giancarlo Marcotti che ritroviamo ogni settimana su Le Fonti TV. Io ringrazio tutti voi per averci seguito in questa prima parte della giornata. Alle 14:30 torniamo live sui mercati, ma naturalmente adesso la nostra programmazione continua con tutti i nostri approfondimenti. Seguiteci su lefonti.tv. Buona giornata.